E dopo la musica, il cinema e il teatro, ecco il disegno, la graphic novel ispirata, pensate, a un'opera musicale. Il grande Fabrizio De André con la sua buona novella ha ispirato Paolo Castaldo con una sua graphic novel, un fumetto. E beh, ha esposto alla galleria Crazy Art Gallery di Milano e noi siamo andati a farci raccontare perché quest'opera. La buona novella credo che sia uno dei dischi più belli della musica italiana. È un'allegoria che racconta attraverso i Vangeli apocrifi delle tematiche universali che spingono tutti i narratori, me compreso, a raccontare storie. Quindi la morte, l'amore, la visione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono tutte tematiche che io ho raccontato anche nei miei libri e che nella buona novella di De André raggiungono una vetta di poetica che non mi ha lasciato indifferente e che ho voluto trasporre a disegni. Ogni disegnatore, secondo me, ogni volta che legge qualcosa, che ascolta un disco, se le immagina poi dal punto di vista visivo, ha un'immagine nella sua testa, compare. E quindi noi è come se disegnassimo costantemente. Quindi io La Buona Novella, che è un disco che ho ascoltato tantissime volte, già me l'ero immaginato. Però di visivo c'è tantissimo, proprio nelle frasi di De André, cioè lui descrive i colori, descrive dei gesti, ma li descrive anche con dovizia di particolari. Ti detta anche una regia addirittura, no? Tu devi solo seguirla, perché lui ci racconta delle scene, le possiamo proprio vedere e ci racconta anche degli stati d'animo. Ecco, gli stati d'animo andavano ambientati, andavano costruiti. È lì che poi c'è stato un po' il mio lavoro di autore. Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore. Il punto di vista di Cristo nella buona novella, per come ce l'insegnano, è il punto di vista predominante. E sono stati sviluppati meno approfonditamente i punti di vista dei coprotagonisti di questa grande storia universale. Quindi quelli sono i punti di vista, secondo me, davvero interessanti. Le due madri di Tito ed Imaco sono, secondo me, dei personaggi meravigliosi, cioè di una poesia gigantesca, perché sono le madri che perdono i figli in una guerra come la Striscia di Gaza. Sono le madri che perdono dei figli in Ucraina o in Russia. Quelle madri che non vedranno il loro figlio risorgere. Quel punto di vista lì, secondo me, è potentissimo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare. Col testamento di Tito ho provato a trasporre la storia fino ai giorni nostri, quindi passiamo dall'epoca di Cristo ai giorni nostri attraverso 10 storie contemporanee. Ogni storia è associata a un comandamento. Le storie che racconto nel testamento di Tito sono storie simbolo, quindi ci sono storie di migrazioni, ci sono storie di libertà femminile, ci sono storie di soprusi, sono storie che ci riguardano e che leggiamo tutti i giorni nei notiziari. Io ne ho scelte alcune rappresentative e le ho associate a un comandamento, anche un po' per far vedere le contraddizioni all'interno di quei testi lì. Dopo 2000 anni questa storia continua a essere raccontata perché è una storia universale. Contiene tutto quello che riguarda la vita degli esseri umani sulla Terra. Quindi, se vogliamo, è la storia delle storie, è una storia che non ha bisogno di aggiustamenti nel tempo, perché è sempre attuale, è sempre comprensibile. È questo che la rende sempre affascinante, anche per una persona non credente, anche per un laico, perché ci riguarderà per sempre. È la storia delle storie, una storia universale.